diciamo tutta, lo dico differenti. Io. Allora, questa legge che dice, e la diciamo perfetta, che se nasci in territorio italiano da una famiglia di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da 5 anni, sei cittadino italiano. Se non nasci in territorio italiano e vieni quando sei piccolo da una famiglia che sta da 5 anni, eccetera, e fai il ciclo scolastico di 5 anni, sei cittadino italiano. Fermo! E poi c'è un articolo che non citate mai, curiosamente, Formigli, chissà perché vi è sfuggito, articolo 4, la proposta di legge, che dice, comunque tu, vada tutto questo, detto tutto ciò, se sei in Italia da 5 anni, qualsiasi sia la tua età, comunque sei arrivato, quanto ci sei stato, chi sei, da dove vieni, non mi interessa, sei cittadino italiano, che non è più ius soli, significa dimezzare i tempi della cittadinanza da 10 a 5 anni, e se la sinistra vuole portare i tempi della cittadinanza da 10 a 5 anni, lo può fare, ma, deve essere, ma lo dica, ma deve essere regolare, perché non può, ma fare devi essere regolare, ma devi essere regolare, vabbè. Ma non è regolare o non regolare, vabbè, io sto dicendo, è una bella differenza, io sto però, dicendo scusa. Che quella è una sanatoria, va e bene. Se tu vuoi fare una sanatoria per gli immigrati, devi chiamarla sanatoria, non devi dire i minori che devono aspettare 18 anni usando i bambini come scudi umani per cercare di avere nuovi elettori, perché non si fa, è brutto.